Buonasera dal Paradise, quarti di finale di Summer Cup, si affrontano Raponi Random e CV Cumana. Ma ancora Ammirante, la conclusione dal limite, pallone al lato di pochissimo, prima conclusione dell'incontro dopo pochi minuti di gioco. Pallone in avanti per Falchero, entra in area di rigore, Falchero si divora l'1-0, grande occasione questa per Napoli Random, non sfruttata. Passaggio in avanti in direzione di Nappi, pallone che diventa buono per Vasaturo, traversone al centro, che sembra più una conclusione da segnalare questo tentativo. Pallone allargato sulla destra in direzione di Caldwell, stoppa il pallone, la conclusione da lontano, Bulgarelli devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, pallone in area di rigore, conclusione di Ammirante, poi una seconda e arriva l'1-0 di Napoli Random con Ammirante che quindi porta in vantaggio la sua squadra. Recupera Falchero che entra in area di rigore, esce Bulgarelli che riesce a deviare il pallone ma l'azione è ancora buona. Passaggio dentro e arriva il 2-0 di Napoli Random con il numero 7 Spena che quindi raddoppia. Lancio in area per D'Andrea, la rovesciata, pallone che finisce fuori, ma bella conclusione da parte dell'attaccante di Civicumana. Lancio lungo in avanti, Vasaturo riesce a liberarsi di un avversario, entra in area di rigore, Vasaturo cerca di saltare anche il portiere, la conclusione, salvataggio sulla linea da parte di Cisternino, che allontana la difesa. Calcio di punizione, c'è Falchero sul pallone, la conclusione, arriva il 3-0 di Napoli Random. Finire di primo tempo per Manzi, contrastato da Ammirante. Non c'è più tempo, arriva il duplice fischio dell'arbitro. Il primo tempo si conclude con Napoli Random in vantaggio per 3-0. Appena cominciato il secondo tempo tra Napoli Random e CV Cumana, quarti di finale di Summer Cup, si riparte dal 3-0 dei rossoblù. Caldwell. Pallone al limite dell'area, conclusione, subito Bulgarelli impegnato, calcio d'angolo. Tempo sempre 3-0 in favore di Napoli Random, adesso Spena recupera questo pallone, Falchero entra in area di rigore, Falchero! 4-0, non c'è assolutamente partita. Conclusione dalla distanza, Bulgarelli devia il pallone sul palo, grandissima occasione per il 5-0 Napoli Random, bella parata del portiere. D'Andrea, limite dell'area di rigore, passaggio per Lanzotti, traversone al centro, colpo di testa di D'Andrea e arriva il 4-1. Falchero, lancio in area di rigore, colpo di testa da parte di D'Alessandro, pallone alto sopra la traversa, ma che palla gli ha dato il numero 19 Falchero. Pallone in area di rigore per Nappi, la conclusione, blocca il portiere. Traversone in area di rigore da parte di Ammirante, la conclusione da parte di Caldwell, non c'entra la porta. Mantiene il possesso della palla D'Andrea, tunnel su un avversario, arriva Lanzotti. Pensa per un momento alla conclusione, l'effetto in questo momento, la deviazione di Spena, calcio d'angolo. Non c'è più tempo, arriva il triplice fischio dell'arbitro, molto lentamente finisce la partita, 4-1 per Napoli Random. Linea alle interviste. Siamo qui da bordo campo con Falchero, migliore in campo della Napoli Random nella vittoria contro Civicumana per 4-1 nei quarti di finale di Summer Cup. Falchero, una partita importante della vostra squadra, avete sempre controllato il gioco e vi siete portati a casa una meritata qualificazione alle semifinali. È andata bene, i ragazzi hanno giocato bene, la prima partita giocavo con loro, però si difendeva bene, la squadra era unita e il gioco andava bene sugli esterni, poi con la tecnica di Ammirante in mezzo riusciamo sempre a fare qualcosa. Sei soddisfatto della tua prestazione personale e se sei più soddisfatto della tua prestazione personale oppure della prestazione collettiva della squadra? La prestazione collettiva non mi permette mai di mettermi in primo piano con la nuova squadra, però sì, mi è andato tutto bene, tutto per il meglio, diciamo le cose come stanno. Ho fatto due bei gol, ho fatto anche un bell'assist, ma si giocava bene al calcio, quindi quando si gioca bene al calcio, ragazzi, c'è poco da fare, si vince e ci si diverte. Va bene, ringraziamo Falchero per la sua disponibilità, ancora complimenti per la prestazione, da bordo campo è tutto.